Salve ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi parliamo di come perdere peso. No, a parte gli scherzi, oggi parliamo di cuffie straordinariamente buone per fare sport, per chi va a correre, per chi va in palestra. Io andavo a correre e andavo in palestra. Queste cuffie però sono state il giusto compromesso per dire ok, oggi vado a correre per provarle. Ho fatto qualche sudata, non mi sono preso la bronchite per fortuna, però eccomi qui a fare il video per parlarvi proprio di loro. Dopo l'unboxing che avete visto poc'anzi, proprio adesso vi mostrerò qualche fotografia mentre parlo. Queste cuffie sono rilasciate da Oki, sono acquistabili da Amazon sul sito, sulla piattaforma ufficiale, al prezzo di 49,99 euro, il cui link è qui in descrizione del video stesso. Ovviamente chi vuole acquistare da Oki stesso basta andare sul sito di Oki Italia e le trova. Queste cuffie come vengono vendute? Vengono vendute in un pacco semplice, come avete visto dall'unboxing stesso, nel quale escono le cuffie ovviamente, con vari diciamo attacchi padiglione auricolare in gomma gommati, il cavo USB, micro USB per la ricarica perché sono Bluetooth, ovviamente per chi va a correre, e non solo, perché esce anche la garanzia di 2 anni by Oki, come suo solito, dai suoi prodotti. Queste cuffie perché ve le ho portate sul canale? Ve le ho portate sul canale perché non sono come le altre. Ovviamente, a partire dal fatto che sono delle cuffie per correre, come potete sempre notare all'interno delle immagini o dei video, le cuffie fanno sì che praticamente c'ha una base che poggia sulle spalle e poi c'ha dalla base un rialzo dal quale partono per l'appunto le 2 cuffiette. Perché è fatto così? È fatto così perché quando si corre, seppur ci si muove tanto, la base attutisce tutte quelle che sono le piccole vibrazioni, facendo sì che praticamente la cuffia dall'orecchio non cade mai. Non finisce però qui, perché oltre al fatto che le cuffie hanno una base in un materiale molto particolare, simile al Kantar addirittura posso dire, perché è un semipelle, molto molto particolare, bellissimo al tatto, nonché alla vista perché ha anche delle rifiniture plasticate, lucide però, quindi molto belle stile Huawei. In ogni caso, cosa le rende anche speciali? Le rende speciali il fatto che tramite una serie di pulsanti, 3 dalla parte anteriore e 2 dalla parte posteriore, si riescono praticamente ad attivare una serie di funzioni che sono straordinariamente utili quando si va a correre. Infatti, con i 3 tasti davanti, non solo si può mettere in pausa con il centrale, alzare o abbassare il volume, o cambiare le suonerie cliccando in maniera più rapida, magari quelli che sono i tasti di volume up o volume down, presenti per l'appunto sulla base stessa, ma si può tranquillamente rispondere alle chiamate, rifiutare le chiamate, addirittura chiamare l'ultimo numero in entrata o in uscita e attivare l'assistente vocale qualora si voglia. Tutto questo si legge tranquillamente all'interno del manuale di istruzioni che esce fornito anche in italiano, 5 lingue, tra cui l'italiano stesso. Cosa però straordinaria, oltre che fantastica per il prezzo che hanno queste cuffie, è che con solo 49,99 euro ti portino delle cuffie che sì, hanno una qualità audio straordinaria, bassi ottimi e anche alti in maniera molto eccellente, ma che oltre ciò hanno, come potete sempre notare dalle fotografie, una parte strana, reticolata, stile nido d'ape sull'orecchio delle cuffiette. Come mai? Perché queste cuffie, udite udite, hanno la soppressione dei rumori di fondo e vi assicuro funzionano alla grande. Quando si va a correre potete essere solo voi e l'asfalto, sembra un venditore della Folletto, no, a parte gli scherzi, potete essere solo voi e l'asfalto con la vostra musica a palla nelle orecchie, perché funzionano davvero straordinariamente. Io personalmente ho trovato questa funzione in maniera così ottimizzata soltanto sulle cuffie Gear X di Samsung. Bene ragazzi, il video finisce qui. Non c'era molto da dire su un paio di cuffiette che funzionano alla grande, non ho riscontrato difetti, vi dico la verità, anche perché il prezzo è molto accomodante. E vi assicuro, potete utilizzare le cuffie anche se non andate a correre, perché riuscite a collegarle al computer o allo smartphone, sono molto comodi, si mette anche magari sotto la maglia, quella che è la basetta, non dà fastidio perché il materiale steel semipelle è molto anche piccolo, quindi è molto molto funzionale. In ogni caso, fatemi sapere se l'acquistate e fatemi sapere se siete interessati ad una recensione dell'Icon X. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e venite su Telegram o sulla mia pagina Facebook, i cui link sono sempre qui in descrizione, nel momento in cui volete interagire con me o ad altri utenti appassionati di tecnologia. Ci vediamo come sempre domenica, alla prossima ragazzi, un bacio, ciao!